se ci pensate, la cultura popolare è quella che anticipa sempre di un passo quello che poi viene storicizzato. E quindi ho trovato che l'arte pop, io con arte pop non intendo quella tradizionale, quindi la pop art, ma un'arte che sa saccheggiare dentro la cultura pop che viviamo tutti i giorni. E ho trovato che questa arte pop fosse l'arte che meglio sapeva interpretare la società liquida descritta da Zygmunt Bauman. Il fatto che non sia liquida fisicamente, ma invece lo sia nell'attitudine, fa sì che gli artisti abbiano un'apertura verso l'influenza di ciò che non è artistico. E quindi ho unito, diciamo così, la lettura di Zygmunt Bauman a quella di un altro pensatore, questa volta italiano, che è Franco Bolelli, che io considero uno dei migliori filosofi pop contemporanei, il quale sostiene che la cultura pop è una cultura superiore rispetto alle altre culture. Lo è antropologicamente perché contiene un elemento importante che è quello dell'eccitazione e quindi della vita. Quest'arte che io descrivo non è soltanto quella pop che quindi aderisce all'immaginario collettivo che tutti noi viviamo, è anche quella che sa ritrarsi nell'interiorità. Io parlo anche di New Folk, che non è una cosa che ho inventato io, è un, diciamo così, un termine che viene usato per descrivere alcuni artisti che hanno lavorato negli anni 90 e poi negli anni 2000 di stanza a New York e che qualcuno ha considerato come l'espressione più compiuta in campo artistico della società post 9/11. Cioè dopo l'11 settembre si è sviluppato un tipo di arte che tornava all'interiorità e guardava all'eredità folk. Se ci pensi, proprio a due passi dal MoMA, proprio direi forse a non più di 10 metri dal MoMA, sorge il Museo dell'Arte Folk Americana, che raccoglie pezzi sia di artisti dell'Ottocento che del Novecento. Uno di questi è Henry Darger, che era una sorta di alienato mentale e aveva elaborato un romanzo lungo 15.000 pagine, tutto miniato e illustrato da lui, che non sapeva dipingere e neanche scrivere, ma che ha fatto scuola, perché poi artisti come Marcel Zama ed Amy Cutler hanno guardato a quel tipo di espressione. Mi interessano tutti i fenomeni, anche la street art, però ritengo che la specificità di certi fenomeni sia un limite. Mi interessa quando la street art esce dal suo ambiente, dalla strada, e va a dialogare con l'ambito delle fine arts, quindi confrontandosi con problematiche di ordine concettuale e compositivo che sono ben diverse da quelle della strada, dove bisogna lavorare velocemente, bisogna avere un codice estremamente sintetico. Mi interessa di più invece un lavoro dove c'è una maggiore riflessione. Mi interessano anche altre forme di pittura astratte, in particolare la pattern painting, che in questo momento mi pare stia suscitando un certo interesse. Io un paio di anni fa avevo visto a Londra una mostra da Saatchi che raccoglieva le opere di giovani artisti americani astratti e la tendenza era quella di un ritorno del pattern dentro.